Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento del settimo Festival della Statistica e della Demografia da Treviso. Un benvenuto, un bentrovati anche a tutti coloro che ci seguono via streaming e naturalmente un benvenuto a tutti i presenti. Oggi siamo molto onorati di avere qui presente la sottosegretaria di Stato all'Istruzione Barbara Floridia. La ringraziamo, ben trovata e benvenuta. Buongiorno. Grazie. Sottosegretario, ma anche docente, anche senatrice e con una delega alla transizione ecologica e culturale e con una grande attenzione ai temi dell'educazione. Temi che il Festival ha affrontato, sta affrontando proprio nell'ottica dell'avvicinamento delle generazioni, proprio nell'ottica di far conoscere questo mondo della statistica, dei numeri, anche alle nuove generazioni, anche ai giovani, agli studenti, ai ragazzi. E quindi siamo veramente lieti che appunto il sottosegretario possa portare anche la sua esperienza di docente in questa realtà. Ma al Festival della Statistica anche i giornalisti che chiamiamo, gli illustri giornalisti che chiamiamo, devono avere qualcosa a che fare con i numeri e infatti Alessandro Marenzi, vice direttore di Sky TG24, naturalmente oltre a essere noto a tutti per averci portato in casa sempre con la sua trasmissione I numeri della pandemia, sempre molti numeri, è naturalmente un laureato in matematica e quindi chi meglio di lui può guidarci in questa scoperta, in questa conoscenza, in questa intervista alla nostra sottosegretaria. Prego. Grazie direttore. Allora, il sottosegretario Floridia ha questa delega che ricordava il direttore Camisasca, che la leggo completamente, delega la transizione ecologica e culturale per le scuole. Uno sente questa espressione e dice ma che c'entra la statistica? No? E invece c'entra tantissimo, perché se voi leggete il PNRR c'è proprio scritto che uno dei pilastri fondamentali della transizione culturale che è necessaria nel paese ma soprattutto nel mondo della formazione e dell'istruzione è proprio quella che deve portare alle cosiddette materie STEM. STEM è un acronimo inglese che in italiano sarebbe STEAM, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, un ambito molto vasto perché va dall'astrofisica alla conservazione dei beni culturali, però sono tutte quelle cose in cui i dati importano, il metodo scientifico, la scienza, eccetera. Allora, io arriviamo anche a questo, ma prima vorrei partire col sottosegretario dal progetto ministeriale che è omonimo del Festival della Statistica, perché è rigenerazione scuola, e quindi capire concretamente che cosa vuol dire, come misuriamo se l'avete fatto bene o no, perché questo è un tema che in ogni nostro panel in questo festival ci chiediamo, e poi arriviamo appunto alla questione STEM. Cominciamo da rigenerazione scuola, cos'è e come faremo a capire se ci siete riusciti? Bene, intanto buongiorno a tutti. Certo che essere intervistata da un laureato in matematica, sono una laureata in latino, avremo tanto da parlare. Allora, rigenerazione scuola è un piano per la transizione ecologica e culturale nelle scuole. Intanto cosa significa la mia delega? La mia delega mette insieme tutte le deleghe che mi sono state date dal ministro, vale a dire educazione alla salute, educazione all'ambiente, educazione stradale, educazione alimentare, educazione alla legalità. Tutte queste educazioni messe insieme le abbiamo col ministro sintetizzate in transizione culturale, cioè un nuovo modo culturalmente di approcciarci al quotidiano. Un nuovo educare ad abitare il mondo in modo nuovo, anche perché un mondo nuovo non c'è, quindi dobbiamo abituarci ad abitare diversamente questo. Il piano consiste in 4 pilastri. Siamo i primi in Europa ad avere, oltre l'educazione civica nelle scuole come materia curriculare, anche un piano sistemico per tutti e 40.000 edifici scolastici. In cosa si consiste? 4 pilastri. 1. Rigenerare i saperi, quindi aiutare i docenti, oltre a formarli, nel poter educare le nuove generazioni alla sostenibilità. Intanto cosa significa sostenibilità? Sostenibilità significa far pace alle diverse generazioni, insegnare ai ragazzi
come si vive il mondo senza consumare quelle che sono le risorse necessarie alla generazione successiva. Vado rapida, il secondo pilastro riguarda i comportamenti, educare i ragazzi a comportarsi diversamente. Come vado a scuola? In bici, con la macchina di mio padre o di mia madre, con un mezzo pubblico? Cosa mangio a scuola? Che cosa trovo nelle macchinette che ci sono a scuola? Comportamenti. Terzo pilastro, gli edifici. Non basta dire ai ragazzi che cos'è la sostenibilità, non basta suggerire loro dei comportamenti, bisogna anche farli abitare scuole sostenibili. Quarto pilastro, ultimo, e si collega anche alle STEM, giusto per anticipare il tema, gli indirizzi e le opportunità dei ragazzi. Noi siamo abituati ai soliti indirizzi di scuola, liceo scientifico, liceo classico e così via, mancano dei licei, per esempio, ambientali, degli ITS di agricoltura di precisione e così via. Quindi è sistemico, riguarda quattro aspetti, ci sono risorse e è una green community. Allora andiamo subito su uno dei temi che risuonano, no? Per dire quali sono le sfide, che sono tante per questo piano. Gli edifici scolastici, più di uno su due oggi in Italia non ha l'agibilità. Che sfida è quella di implementare un piano di rigenerazione su una cosa che già con la generazione prima, a livello di conformità degli edifici, era messo male? Cioè quanto ci vuole? Perché prima di renderlo sostenibile deve essere agibile e siamo ancora piuttosto indietro, da tempo. Ha ragione, infatti partiamo dai numeri, 3,9 miliardi dedicati totalmente a rigenerare gli edifici, quindi a renderli sicuri ed efficienti. È chiaro che siamo indietro, sì, col PNRR abbiamo voluto più di 3 miliardi, ripeto 3,9 miliardi, esclusivamente e solo per questo, mentre 800 milioni saranno dedicati alla realizzazione di 200 nuove scuole come prototipi di nuove scuole totalmente sostenibili. Quindi ha ragione, è un problema ed è talmente grave che le risorse sono cospicue e dovranno essere assolutamente investite, quindi spese nei territori per rendere le scuole più efficienti e più sicure. Restiamo sul tema appunto della sfida e dei risultati che ci si attendono. Allora, come vediamo se ci siete riusciti? Perché magari sulle scuole è più facile, quello è immediatamente, è oggettivabile, no? Cioè, ci sono gli edifici che avevate promesso? Sì, no. Sono state apportate migliorie agli edifici che avevano dei problemi? Sì, no. Ma tutto il piano, cioè quello che parte appunto dalla vecchia educazione civica, tutte le educazioni al plurale di cui ci parlava, come facciamo a capire appunto se sono stati utilizzati bene anche i fondi che sono stati messi? Cioè, quale sarà l'output? Cioè, sarà molto generico, nel senso vedremo una società migliore perché a partire dalle scuole saremo più attenti a certe cose, oppure ci saranno proprio delle possibilità di misurare quello che avrete ottenuto? Allora, intanto bisogna chiarire nella domanda ci siete riusciti, ci sarete riusciti, ci chi? Noi chi? La collettività, noi per democrazia. Sapete che chiaramente alcune cose le deve fare il governo, altre l'ente locale, altre la regione, per cui per quanto riguarda il governo ci siamo dati dei tempi e dei modi anche di controllo. Intanto ci siamo riusciti a stanziare delle risorse per la scuola che, mi creda, da docente da 20 anni non era affatto scontato, quindi ci siamo riusciti a mettere delle risorse. Ora dovremo stare attenti per vedere se i territori riusciranno a investire queste risorse e li aiuteremo ovviamente. Per quanto riguarda l'educazione civica, che è partita l'anno scorso, chiaramente l'anno scorso con un anno particolare anche in DAD, il monitoraggio per vedere come l'educazione civica è stata insegnata nelle scuole non lo abbiamo fatto partire, aspetteremo quest'anno sperando si possa concretamente fare migliore esperienza di questa nuova disciplina con un anno, mi auguro, un po' più in presenza. Per il piano invece rigenerazione scuola mi sono data dei tempi e lo facciamo partire ufficialmente dalla prima settimana di novembre, perché chiaramente bisogna spiegare anche a tutti i docenti, a tutte le scuole, quali saranno gli strumenti che avranno a disposizione, e a fine anno farò in modo che nel sito del Ministero ci sia proprio una cartina dell'Italia con i pallini verdi per i 40.000 edifici, per capire se in quell'edificio i quattro pilastri o quanto dei quattro pilastri sia stato, diciamo, realizzato. Allora, appuntamento poi per vedere i pallini e anche il resto delle cose che saranno state fatte. Allora, veniamo alla questione STEM, quindi il fatto che
servono sempre di più, serviranno sempre di più persone che di professione sappiano fare cose afferenti in modo molto largo alle scienze. Se ne parla tantissimo, naturalmente se ne è parlato in questi giorni in questo festival per ovvi motivi. Nel PNRR, come detto, c'è un accento fortissimo su questo aspetto, perché se l'Italia rimane indietro su questo, naturalmente non potrà tenere il passo degli altri, che se tu non hai le competenze professionali delle persone per fare le cose che servono nell'economia contemporanea, non va da nessuna parte. Allora, quello che c'è scritto appunto nel PNRR è che si deve partire addirittura dalle materne per cambiare l'approccio culturale dei fin da bambini verso le materie scientifiche, anche nei confronti della sperequazione di genere sulle materie STEM. Come fate? Perché quando si dice ci vuole un cambiamento culturale che parta veramente da subito, uno si chiede, e quindi materialmente che succede, con che soldi e per fare cosa? Allora, partiamo sempre dai numeri intanto. Allora, c'è 1 miliardo dedicato proprio a implementare le STEM sotto tanti profili, adesso dirò quali. C'è anche 1 miliardo dedicato all'orientamento per i ragazzi, che nelle scuole è stato sempre molto trascurato. Io mi sono occupata di orientamento nelle scuole superiori, di solito l'ultimo anno si suggerisce ai ragazzi quale università frequentare. Non è esattamente quello l'orientamento, è molto di più, si lavora e si deve lavorare sui ragazzi. E quindi queste sono le due risorse. Come lo facciamo? Intanto facciamo una riflessione che abbiamo cominciato a fare al Ministero. Già da piccolini ai bambini che cosa si fa? Si insegna a parlare, no? Si ripetono le parole, si gioca con le lettere A, B, C. Non lo si fa con i numeri. E invece il grande lavoro da fare, degli esperti ci hanno già indirizzato, bisognerà lavorare sin dalla scuola dell'infanzia con i bambini molto di più con i numeri, cosa che ad oggi non si fa. E detto questo, ci sono anche molte altre progettualità, non soltanto per implementare la tipologia di insegnamento della matematica, delle scienze sin da piccolini, e il piano rigenerazione anche in questo senso lavora, per lavorare molto di più sulle scienze, ma ci saranno anche risorse per formare i docenti, sia di scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria, affinché abbiano quegli strumenti per anche motivare i ragazzi all'apprendimento. Attenzione, ho detto ragazzi usando la grammatica italiana, dentro la quale metto chiaramente ragazzi e ragazze, anzi una parte di questo miliardo sarà utilizzato proprio per rinforzare i progetti dedicati alle ragazze, quindi alle studentesse, che spesso sono portate culturalmente ad andare verso, vedete anche il mio esempio, verso le materie umanistiche, e invece va fatto un grande lavoro anche per riuscire a superare questo gap che abbiamo tra le due tra gli studenti e le studentesse rispetto alle STEM. Io rimarrei su questa questione di genere, perché allora ancora oggi, e la situazione è migliorata negli ultimi 20 anni, se uno guarda chi esce con la laurea in ingegneria, 2/3 sono uomini e 1/3 solo sono donne. Questo è un problema gigantesco, perché anche per quello che poi riguarda la parità salariale, la parità di accesso a ruoli apicali nel mondo dell'impresa, se certi corsi di laurea sono ancora così sperequati, noi ci trascineremo avanti per molto tempo ancora la difficoltà di parificare le presenze. Ma ripeto, materialmente cosa si fa? Cioè, con questi soldi, per fare in modo che ci sia una maggior presenza femminile in questi corsi di laurea, ho citato ingegneria perché è quello di solito che si cita in modo classico, da dove si parte? Si parte proprio da quelle che sono le progettualità all'interno della scuola. Che cosa significa? Significa che con le ragazze, soprattutto con le studentesse, sin da piccoline, si fanno quelli che a scuola sono i progetti anche pomeridiani, per poter, anche attraverso il gioco, anche attraverso interessi di vario tipo, avvicinarle alle STEM e fare scoprire loro non solo il piacere di questo studio, ma anche sfatare il mito che viene da una narrazione culturale pubblicitaria, di libri, anche di libri di testo del passato, una cultura che le ha indirizzate a trascurare quelle determinate discipline. Quindi come? Con progetti. Cosa sono i progetti? Sono momenti di approfondimento che i docenti o esperti esterni, esperti anche di orientamento, faranno con le nostre studentesse nelle scuole, sia a margine delle materie, quindi durante l'ora curriculare, che
che extracurriculare, oltre a investire moltissimo, come dicevo prima, o forse mi è sfuggito, nella formazione dei docenti, perché spesso sono i docenti nella valutazione a cristallizzare sei portato o non sei portato, e invece c'è un lavoro da fare sulla valutazione per migliorare l'incoraggiamento a quella determinata disciplina. Non so se sono stata chiara. No, è chiaro, qui si va anche al ruolo dei docenti, perché è anche il docente che deve saperla fare questa cosa e che culturalmente deve essere preparato per fare questa cosa. Ora, sui docenti, qui c'è un problema, perché appunto per avere i ragazzi che studiano le materie scientifiche, le materie STEM, bisogna avere i professori che gliele insegnano. Gli ultimi concorsi sono stati un disastro, cioè non si trovano, non ci sono, si vanno deserti. Ma che succede? Per questo dobbiamo formarli. Appunto, ma come si fa a implementare questo piano che deve insistere, giustamente, perché veramente non abbiamo alternativa su una maggiore frequentazione di questi corsi di studio, quando facciamo fatica a trovare i docenti? Dove li prendiamo? Come si risolve? Si fa iniziando. Noi dobbiamo iniziare a farlo, non è stato mai fatto, per cui stiamo facendo concorsi il più possibile e stiamo investendo perché poi ci siano i docenti, cioè che i ragazzi che adesso andranno all'università possano con l'orientamento scegliere queste discipline. È chiaro che è impossibile che accada oggi o domani, abbiamo investito affinché possa accadere, perché vede, io mi sono accorta spesso nelle riunioni anche politiche in Parlamento, cioè il numero proprio delle donne è basso, è troppo basso, e abbiamo visto che se ne siano occupati solo uomini non ha portato molto lontano. Allora serviamo, ma affinché si possa arrivare a questa parità di genere, affinché si possa arrivare ad avere docenti competenti delle STEM e anche ad averli semplicemente, serve lavorarci. Abbiamo iniziato e questo è un grande punto d'arrivo, non di partenza, perché arrivare ad investire risorse, a riconoscere il problema, e in questo è stato un grande lavoro anche del giornalismo che ha evidenziato delle falle, riconoscere il problema, individuarlo e mettere risorse in maniera sistemica per quel problema è un inizio. Quindi come lo risolviamo? Iniziando. Il primo passo, no? Come si dice, spesso è il più importante, perché dice in che direzione vai. Quindi questo tra l'altro sarà misurabile, ma tra un po' di tempo, perché naturalmente ci vorrà un po'. Ora, visto che parliamo di scuola, sembreremmo dei marziani se non parlassimo dell'anno scolastico che è appena iniziato. Allora, è ovvio che ci sono stati dei problemi che vengono evidenziati, però c'è anche sempre il rischio di non guardare la totalità, no? Perché se si parla di classi già finite in DAD, eccetera, eccetera, giustamente sono problemi che si pongono, ma c'è un vasto numero di classi che ancora ovviamente in DAD non ci sono andate. Quindi al netto di quelle che possono essere state delle naturali problematiche che ci si aspettava, il suo bilancio di questo inizio di un anno scolastico, che è un momento, lo diciamo sempre, fondamentale per il superamento della pandemia in questo paese, ma anche negli altri paesi, è veramente uno snodo fondamentale, un primo bilancio. Allora, il primo bilancio è positivo, come era positivo lo scorso anno, e la narrazione catastrofica. Invece il personale scolastico, la comunità scolastica è una comunità capace di grandi cose. E fatemi, visto che comunque parliamo sempre di numeri oggi, dare due numeri importanti. 7 miliardi sono i soldi tagliati alla scuola nel 2009, 7 miliardi sono i fondi che negli ultimi due anni, col governo Conte 2 e col governo Draghi, abbiamo stanziato per la scuola. Questi sono due numeri che dobbiamo ricordarci. Alla scuola non si tagliano 7 miliardi. Quindi, adesso che invece abbiamo reinvestito, nonostante la pandemia, e per fortuna col grande esempio che il personale scolastico ha dato sulle vaccinazioni, più del 92%. Non dappertutto. No, tra l'altro la peggiore provincia è la mia, nel Messinese, io me ne dispiaccio tanto, nonostante mi sia spesa, ha ragione, però il 92% del personale scolastico vaccinato è un bellissimo esempio per il paese, quindi la scuola è in grado di dare un bel esempio. Abbiamo cominciato bene perché sia per l'alto numero di vaccinazioni, sia anche per le 40.000 aule in più realizzate lo scorso anno e anche per i docenti in più che sono stati messi a disposizione. E per il rischio DAD naturalmente c'è sempre, perché per come sono ancora oggi le regole
non solo in Italia, ovviamente se c'è un positivo i contatti sono obbligati alla quarantena. Ora, visto che ci sono anche 2,5 milioni di studenti under 12 che non sono materialmente vaccinabili, quindi per loro la copertura, un'aula di una scuola primaria è totalmente scoperta, a parte l'insegnante, magari quei bambini che possono aver contratto naturalmente il Covid e esserne guariti. Però in questi casi ci sono solo tre cose da fare. Appunto, aule che non siano pollaio, come si dice, lavorare sui trasporti, ne abbiamo parlato 2 giorni fa con il ministro Giovannini, e magari cambiare le regole sulla quarantena di cui si parla molto. Voi come ministero ne avete parlato, ne state parlando con Speranza, pensate che si possa fare, isolare in bolle più piccole per non fare in modo che un positivo mandi tutta la classe in DAD per minimo una settimana? Sì, per la quarantena chiaramente l'interlocuzione col ministro Speranza, per cui mi rimetto alla decisione che col comitato tecnico scientifico e col ministro Speranza si deciderà di prendere. La volontà del ministero è creare sempre bolle più piccole affinché si vada in DAD solo lì dove è inevitabile, quando c'è un contagio. Invece veniamo a 2 problemi molto importanti, quelle per esempio delle classi pollaio. Per risolvere questo problema vanno fatte 2 cose prima di cambiare quella legge che risale sempre al 2009. Praticamente bisogna, prima di scrivere una legge nella quale io dico e impongo che nessuna classe può superare le 20 persone, devo essere certa di avere aule e docenti. Allora cosa è stato fatto? Ripeto l'informazione di prima, già l'anno scorso sono state realizzate 40.000 aule in più. Quest'anno ci sono i soldi per l'edilizia leggera per altre aule, e una volta che sono state stanziate le aule, sono state realizzate le aule e si stanno assumendo docenti, quest'anno 59.000, piano piano andiamo verso la possibilità di rendere per legge un numero minimo di ragazzi. Nel frattempo cosa si fa? 2 cose. La prima è che abbiamo stanziato 22 milioni dedicati quest'anno al personale per le classi pollaio, cioè lì dove ci sono delle scuole che hanno gravi problemi perché sono veramente tanti i ragazzini nella classe, possono utilizzare questi soldi, queste risorse, 22 milioni proprio per le classi pollaio, quelle veramente troppo affollate. E in più è stato dato, sono stati dati 400 milioni per dei docenti per il recupero degli apprendimenti, per poter sfollare un pochino alcune classi. Il problema è risolto? No, ma è impossibile risolvere immediatamente. Anche qui bisogna cominciare. Come? Realizzando quegli strumenti che servono poi a poter fare la legge. Realizzi le aule, realizzi le scuole, assumi personale e poi riesci a fare la legge, così è certo che ci siano le aule e i docenti. E in prospettiva, adesso arriva la stagione fredda, l'anno scorso ricordiamo settembre fu quasi miracoloso, ce lo ricordiamo tutti, contagi bassissimi, l'Italia sembrava al riparo, poi a ottobre successe quello che successe. Lei come sensazione, un altro anno con tanta DAD, lo vede possibile, probabile, oppure stavolta sarà diverso? Questa volta io mi auguro che sia diverso per coscienza, cioè i sindaci, i presidenti di regione, io mi auguro che seguano l'indirizzo del governo, che è lo stesso dell'anno scorso. Noi non vogliamo che i ragazzi vadano in DAD, il problema non sono le scuole, dentro le scuole c'è un tasso di contagio bassissimo, bassissimo, è uno degli ambienti più sicuri, e tra l'altro stiamo cercando di monitorare, anche quest'anno ci saranno delle scuole sentinella, monitoreremo 110.000 alunni. Anche perché sta citando un tipico dato che è da un anno che cerchiamo di capire com'è e non ci riusciamo. Perfino il report dell'ISS concluse, non è che si capisce tanto se sono sicuro o no, perché è uno di quei casi in cui c'è uno studio concreto pubblicato, adesso non ricordo la rivista scientifica sulla quale è stato pubblicato, e che mette insieme i dati del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione, delle regioni e delle ASL, che certifica che il tasso di contagio era l'anno scorso del 3,2% nelle scuole, quindi bassissimo. Quindi c'è uno studio scientifico. Quest'anno con queste scuole sentinelle invece proveremo anche con i tamponi salivari a monitorare. Mi lasci dire una cosa, perché non le ho risposto prima sui trasporti. Il problema sono i trasporti, è vero, e non è un problema che la scuola può risolvere, eppure
In questo siamo virtuosi perché ho fatto realizzare un portale che a breve sarà a disposizione per le scuole, per poter addirittura aiutare i comuni nel monitorare, nell'implementare e nel comprendere come il personale scolastico si muova da casa, scuola, casa, in questo percorso. Quindi proviamo a dare uno strumento noi della scuola al territorio per migliorare i trasporti in modo che a nessuno venga in mente di chiudere le scuole. Allora, e così finiamo con i dati, di cui abbiamo già parlato, no? I dati proprio sulla mobilità, proprio sui trasporti, da cui bisognerebbe partire. Bene, io ringrazio Barbara Floridia, do la parola al direttore Camisasca anche per ricordare che cosa avviene adesso. Certo, grazie davvero di cuore, grazie sottosegretario, grazie a lei. Professoressa, per averci aiutato a concretizzare, a declinare insomma questo titolo di questo nostro festival con grande competenza, insomma, ci ha aiutato a far capire dati, storie e prospettive anche. Io credo con grande fiducia l'abbiamo ascoltata per noi e per i nostri figli. Beh, il festival continua. Beh, a parte che il festival non finisce, perché tutti i nostri talk, tutte le nostre interviste sono disponibili sul sito, sui nostri social, e quindi invitiamo tutti ad andare a recuperare e a riprendere anche nel corso dell'anno la ricchezza che è emersa in questa importante manifestazione. Ringraziamo naturalmente tutti gli intervenuti. Adesso per i presenti a Treviso, ma anche per coloro che ci seguiranno, avremo un momento di premiazione di piccoli e grandi campioni della statistica, che tra l'altro vediamo già collegati, hanno partecipato e vinto le Olimpiadi, e tra poco quindi ci immergeremo nel loro mondo per dargli anche un giusto e adeguato riconoscimento. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, ringrazio il governo che anche oggi ha voluto avere una sua presenza illustre attraverso la nostra sottosegretaria, naturalmente ringrazio il nostro collega e intervistatore Alessandro Marenzi, e a tutti voi un buon proseguimento di festival della statistica e della demografia 2021. Grazie a tutti e a presto.